Vado. Buongiorno a tutti i lettori e a tutte le lettrici di Vivi Casa Giove. Ci troviamo nel contesto del centro parrocchiale dedicato a San Vincenzo De Paoli con il padre dello Stefano Giove. Grande successo stamattina per la conferenza stampa di presentazione. Stefano, una domanda che ti voglio fare. Tu hai parlato di recupero di tradizioni popolari, hai fatto vedere il significato di questo. Il significato l'ha fatto Enzo di Tavola quando alla fine ci ha fatto quella devozione popolare. Tutto parte dalla base. La chiesa non è dalla testa ai piedi, ma qua si parla di questo linguaggio di base. La chiesa è fatta dai piedi alla testa. Perciò questa presentazione per la prima volta della festa popolare di San Vincenzo De Paoli è l'inizio di una lunga strada. Vogliamo riportare la Chiesa con Cinzia di Papa Francesco, la Chiesa in uscita, e anche l'immagine che c'è sull'immagine in giro di San Vincenzo alle spalle indica la Chiesa in uscita, e la presenza del Maestro Abitabile dice tutto. È l'uomo del territorio, è l'uomo di questa terra, è l'uomo che non ha girato le spalle alla nostra terra Felix, è stato l'uomo di questo territorio. Per questo siamo orgogliosi che Enzo sia in mezzo a noi, che ha sposato questo progetto, ma soprattutto siamo orgogliosi che la sua storia personale, musicale ma personale, si integra anche insieme alla nostra storia. Quindi, Don Stefano, i giovani sono sempre importanti, sono il mezzo tra i nostri. I giovani sono giovani, vanno avanti sempre. La Chiesa è fatta da tutti, però la Chiesa deve guardare a chi sta lontano, è scritto là. La vera religione è in mezzo ai buoni, poche parole e tanti fatti. Okay. Maestro, finalmente siamo qui con lei, una domanda. Da un'intervista che ho visto su Ottima, lei ha collaborato con numerosi artisti, Bob Geldof, Battiato, Rocco Hunter. Qual è quello che le ha lasciato l'impressione più bella? Ognuno lascia un'impressione, perché ognuno è una storia, ognuno è un incrocio, ognuno è una possibilità di scambio. Non può esistere un incontro artistico più importante di un altro. Ci sono degli incontri significativi della vita, come quello con James Brown, che aprì le porte a me, ragazzi di Maganella, a una sorta di grande conquista, la conquista che io potevo credere nei sogni perché si aveva. Quindi il rapporto, prima ascoltavo una tua domanda, in mezzo tra i nati e i giovani. Sì. Io non credo che i giovani siano in mezzo, né debbano essere in mezzo. I giovani fanno parte di una comunità. Secondo me il linguaggio è della comunità. Attenzione agli adulti, attenzione ai giovani. I linguaggi devono essere multigenerazionali. Universali. Universali, multietnici. E secondo me questa cosa è molto per recuperare le feste popolari come recupero delle antiche devozioni, delle feste devozionali, e dare anche un senso diverso, un senso di accoglienza, un senso di recupero della tradizione, la nuova trasmissione, una comunicazione tra i nuovi linguaggi, quelli del passato, e poi secondo me questa cosa dell'accoglienza, che è bella. Tutti gli uomini di ogni razza e ogni colore a dimostrare che esistono e che non è l'unica razza che si vuole. Quindi che sia una festa devozionale, ma una festa che recupera, secondo me, l'ecumenismo della Chiesa. Okay. Senti Enzo, voglio farti un'altra domanda. Tu sei di Napoli, hai parlato di Scampia. La napoletanità oggi è importante, ma cosa bisogna fare per far capire a tutti che è l'arte in persona di tutto quello che sta succedendo? Ieri a Scampia ci sono stati i funerali di quel ragazzo, Cino, morto per questa partita. Innanzitutto io sono di Marianella. Marianella. Scampia era la campagna di Marianella ed era la campagna di un grande pastore che è Alfonso Maria di Liguria, Sant'Alfonso. Sì. Quella campagna una volta era possibilmente della famiglia di Liguria. Oggi è possedimento del popolo, perché nella casa madre di Alfonso sono state costruite tutte le case del popolo. Quindi io sono di Marianella e chiaramente Scampia fa parte della mia terra, sono anche di Scampia. Non è vero che Napoli è l'arte, ma ogni popolo ha la sua arte, ogni popolo ha il suo linguaggio, ogni popolo ha le sue invenzioni, altrimenti rischiamo un razzismo al contrario. La nostra città vive di luce propria, ma vive anche di luce di Dio. Noi dobbiamo essere aperti al mondo, e per essere aperti al mondo dobbiamo considerare le cose per quello che sono. Quindi noi recuperiamo la nostra identità napoletana, fieri e orgogliosi.